Che tipo di rapporto questo uomo aveva con la scienza del suo tempo, con la fisica di quegli anni, per cui è arrivato a fare una fine del genere, a sparire e a decidere di troncare così i suoi rapporti con il mondo. L'idea dello spettacolo nasce da una lettura. Io ho una laurea in lettere moderne, quindi in realtà con la scienza ho veramente avuto poco a che fare se non al liceo. Nasce dalla lettura del libro di Sciascia sulla scomparsa di Ettore Majorana e chiaramente sono rimasta carica di un sacco di domande perché il libro non ha la pretesa di rispondere o di definire appunto tutta la vicenda di Majorana. È un piacere per me, nella mia qualità di direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, accogliervi qui stasera per un'occasione, diciamo, che è particolarmente importante, che ci sta a cuore. L'evento è l'evento della notte, dei ricercatori, e quello che ascolterete è stato ispirato, diciamo così, liberamente ispirato, naturalmente, all'opera e al contributo scientifico di Ettore Majorana. Quella leggerezza con cui rifiutava di pubblicare, lasciando ad altri l'onere e il merito, quella leggerezza che dai più era scambiata per alterigia e presunzione, era la leggerezza pesante dei sogni, dei fantasmi che non avevano mai smesso di tormentarlo. Come se avesse dovuto vivere 2, 3 centinaia di anni, ogni formula, ogni risultato erano stati per lui soltanto un passettino avanti, mai un traguardo. Ettore ha scoperto tante Americhe e mentre i suoi colleghi si fermavano volta per volta a battezzarle e a fare conoscenza con gli abitanti locali, raccogliere souvenir da esibire nelle conferenze internazionali, lui arrivava, prendeva fiato e ripartiva verso l'India. A Ettore, infatti, il neutrino non interessava perché permetteva di risolvere il problema del decadimento beta. Non gli serviva misurarlo, rivelarlo. Ne era solo incuriosito. Rifiutando l'antimondo, le antiparticelle, rifiutando lo specchio, aveva pensato una particella, se possibile, ancora più strana. Una particella, il neutrino, che è sé e l'antisé contemporaneamente mentre è. Ah, filosofia pura. Una particella unica che va avanti e indietro nel tempo. Secondo la teoria di Ettore, il neutrino è indistinguibile dall'antineutrino, è una sovrapposizione di stati, una sovrapposizione di frecce del tempo. Nel mondo del neutrino di Ettore, i fiumi scorrono dalle montagne al mare, ma anche dal mare alle montagne. Le persone invecchiano e ringiovaniscono contemporaneamente, ricordano tanto il loro passato quanto il loro futuro in un diluvio di nostalgia e déjà vu. Svanire e apparire nel mondo di Ettore sono una cosa sola. Le navi lasciano una scia e cancellano le loro tracce simultaneamente mentre solcano i mari. E questo può accadere solo al neutrino postulato da Majorana. E ne è anzi la prova. Quello che proprio volevo capire era in che modo questa sua convivenza con la scienza avesse potuto avere come esito una scelta del genere, di troncare tutto, di lasciare tutto in sospeso e preferire piuttosto sparire che continuare questo genere di lavoro.